percorso che va costruito di relazione costante con le nuove generazioni. E per cui anche per sfatare l'idea che le generazioni si dividono, ci sono vecchi egoisti e giovani bistrattati. In realtà il punto è avere la consapevolezza che i processi di ricostruzione delle protezioni sociali devono essere condivisi. Non ci sarà un sistema previdenziale se i giovani non avranno un lavoro stabile e ben pagato. Non ci sarà una sanità se non ci sarà un aumento dei contributi fiscali delle nuove generazioni insieme ai vecchi. In più, io penso che il pianeta degli anziani, che oggi è maggioranza della società, debba aiutare i giovani anche nella loro rivendicazione di cambiare il pianeta, di renderlo un pianeta compatibile, un pianeta migliore, meno inquinato. Io penso che i prossimi 10-15 anni, anche per questa platea come la nostra, devono essere utili a sostenere queste lotte delle nuove generazioni. Abbiamo costruito un patto che si chiama Patto per il Lavoro e per il Clima, che declina un'idea di coesione sociale che però non è quella del vogliamoci bene. Declina un'idea di coesione sociale che parte dalla consapevolezza che siamo in una società profondamente ingiusta e diseguale, mettendo al centro la promozione di un lavoro di qualità. E non vuol dire necessariamente far prevalere le ragioni del mercato su quelle del lavoro, ma anzi riportare una cultura autonoma del lavoro come valore di cittadinanza fondamentale. La forte idea di una tenuta e di un rilancio del welfare pubblico come garanzia appunto per la riduzione delle disuguaglianze e come garanzia di non lasciare indietro nessuno, i più fragili, i più soli, i più anziani. Nel patto abbiamo inserito l'idea di un governo democratico delle grandi transizioni che non sono mai neutre. Una declinazione di patto finalizzata appunto all'idea di costruire una società più giusta, più democratica e più partecipata. Mi ha colpito profondamente, mi ha commosso, anche perché io ho molti nipoti e penso che sia assolutamente la strada principale per la nostra categoria di pensionati. Dobbiamo trovare il modo per aiutare questi ragazzi a riprendere le speranze che avevamo noi alla loro età. Ho trovato una grande energia in questo congresso. L'idea di stringere un patto tra le generazioni è un'idea di cambiamento significativo per questo sindacato. Un sindacato vivo perché è capace di interpretare gli interessi di carattere generale ed è questo che riesce a far partecipare anche i giovani. Voglia di ricominciare seriamente per far sentire la voce di questo sindacato. Si è parlato di riorganizzazione, di tornare in mezzo alla gente, un po' che se ne parla, ma qua mi sembra che si sia andati più nel concreto. Congresso molto partecipato, un sacco di interventi, quindi la gente ha voglia di agire e di fare. Il lavoro precario, le nascite future che si diminuiscono sempre, per i nostri giovani sarà molto dura andare in pensione con una retribuzione dignitosa. Ecco, è questo che mi ha colpito moltissimo. Gli aumenti che ci sono, la non perequazione delle pensioni e comunque la società in cui viviamo oggi. Sono molto preoccupata, insomma, per quello che ci aspetta, perché vedo una difficoltà incredibile ad affrontare i problemi, ma non solo per gli anziani, per le famiglie, per i giovani. Per tutti, insomma, sono veramente molto preoccupata. Poi noi faremo la nostra parte, come abbiamo sempre fatto. Più valore ai rapporti generazionale e un futuro che dia dignità sia ai giovani che agli anziani. Fondamentale. Una questione di fatto, non teorica ma pratica. In quanto noi abbiamo bisogno dei giovani e i giovani hanno bisogno di noi.